Mai farne a meno. In questo spot avremmo potuto dirvi che siamo i migliori, i più convenienti, che il nostro personale è il più qualificato e le nostre marche le più prestigiose. Ma tutto questo non dobbiamo dirlo noi. Lo dovete constatare voi visitando il nostro showroom. G8 Arredamenti per case e uffici. Via Meo Martini 126, Benevento. Telefono 0824 27 24 49. www.arredamentig8.it. È 17.40, Radio City Planet in viaggio con De Caro, la prima puntata della nuova stagione, l'ultima del mese, 30 settembre 2013, oggi accocchia pure 42 anni, Stomo, auguri caro. Sì, grazie, grazie. Noi possiamo continuare. Radio Città, Benevento. Eccoci, jingle nuovi solo per De Caro, eh. Sì. Come va? Bene, tutto a posto. Ti vedo più a tuo agio del solito oggi in radio. No, ormai sono... Ormai hai rotto il ghiaccio, certo. Senti, tra un po' ti dirò un po' come sarà il clima cittadino e provinciale per oggi e domani. Certo, dimmi. Oggi è anche il primo ottobre, no, tra un po' ho detto, state calmo. Poi mi dovrei anche raccontare quali sono le città climaticamente migliori dove sei stato. Vabbè. E le peggiori. Certo, vabbè. Dopo Avellino, ovviamente, si Avellino, sa, fisciatura d'Italia. Vedi? Io e De Caro una cosa sola ormai. Senti, invece, non so se lo sapevi, visto crisi governo imminente, giovedì sapremo se avremo ancora o meno, oltre che De Caro in Italia che va a Malta, sì, ma se avremo o meno un governo, si dovrà rimpastare, cadrà, andremo al voto, semestre bianco, insomma cazzo dobbiamo chiamare, vedremo. Vedremo, sì. Ti dico anche che Berlusconi oggi si è presentato al vertice di Forza Italia, PDL, ormai sempre sta originalità coi nomi, no? Lo sai? Sì, sì, sì. Ce li ha tutti lui. Sì, sì. Si è presentato al vertice con in braccio Dudu, il suo cane. Lui ha un cane che si chiama Dudu. Tra l'altro Dudu, come ha visto Alfano, si è avventato addosso al povero Angiolino. Sai perché? Perché? Perché il cane mozzica sempre lo strazzato. Dovresti saperlo. Ade caro. Senti, invece, sono tornati, è tornato un gruppo livornese che io adoro, i Virginiana Miller, sesto album in studio, si chiama Venga il Regno, vi faccio ascoltare un bel pezzo, una bella giornata. Inutile, lo sai, restare. Non è mai troppo presto per rimettersi in piedi, per alzare la testa. E se non è domenica, se non sarà più festa, andrà bene lo stesso. Venga il regno. Loro sono Virginiana Miller, da Livorno. Livorno in Serie A non sta andando tanto bene.
festa. Avete ascoltato Una bella giornata, anche se il clima cittadino è un po' DM. Il cielo coperto, regà. Vabbè, ogni tanto. Tra l'altro ho visto il tempo a Malta a partire da giovedì. Sì. Le sette piaghe capitali, una cosa che... Cioè? Pioggia, tempeste, cose. Ma dopo ti faccio dare un'occhiata. Vabbè. Paura, caro. No, davvero. Ma a lungo termine sarà. Sì, certo. Vabbè, no, si fa per scherzare. Io già vendo una foto su Facebook quando stavo a Cork, che lì è il posto dove peggiore al mondo per il clima, e c'è lì c'era il sole e brevemente intanto stava il flooding, come si dice, l'alluvione. Si capiva niente. L'altro, il famoso detto vado Cork, lo dicono un po' a tutti quelli vado del posto. Vado Cork. Che là penso non hai molte soluzioni, dove a dormire la sera beve, alle 8, la sera io bevevo sempre. Vabbè, un po' come tutta la Gran Bretagna, no? Sì, ma là di più, prende un sacco di locali, perché ovviamente ci sono un sacco di aziende. Ma tra l'altro si prendono delle imbriacate mondiali alle 6 di sera. Ogni sera tutti a bere, mi hanno trasformato in un alcolista praticamente. E poi ho notato un'altra cosa, anche parlando con indigeni inglesi, no? Che mi dicevano qua le donne become fat, cioè diventano grasse, fat bottom, cioè col culone, soprattutto dopo i 26 anni. Ah, nel senso, tu le vedi ventenni, 24 belline, anni, bellissime, sì, slanciate, sì, occhi azzurri, capelli biondi, anche ben messe, voglio dire, giunoniche addirittura alcune. Poi, causa, mi hanno detto, anabolizzanti che infilano nella carne, si scofanano e diventano tutti tipo, che ne so, Sandro Ciotti, cioè una cosa sì, che, sì, hai capito? Sì, è vero. Sandro Ciotti, che dico, cosa, come si chiama? Giuliano Ferrara. Sì, mi si sgoloffa l'inglese dopo i 24 anni. Tu hai potuto tastare più che testare questa cosa? No, tastare no, però l'ho vista, l'ho notata questa cosa. È vero? No, l'ho notata, dopo... Allora, ragazzi inglesi, non eccedete con gli hamburgers, la salsiccia e tutte queste cose che ci infilano. Diventate vegetariani come me. No, ecco, perché De Caro è vegetariano. Sì, però per me per motivi morali, non per Io, non essendo per stranamente magro, ho sempre divorato animali, e pur, cioè, non sì, mi pare che... No, faccio anche vedere l'addominale, non lo faccio vedere in webcam perché magari qualcuno già sta meditando la cena, conferma la bontà del mio fisico asciutto. E però in Inghilterra pare che cioè tu ci sei stato, ci hai vissuto tra Londra e non mi ricordo dove, l'anabolizzante lo infilano nel... Secondo me nel fianchetto esatto. Poi ci trovano che cavallo, scottatina, c'è di tutto praticamente. Cavallo, bravo, suini, equini, cioè, muffole, tutto ci mettono nella gara. Vabbè, sarà così. Comunque sia, prima del meteo locale, caro il mio Deca, ci tengo a sapere, dalla tua splendida voce, qual è la città col clima migliore dove sei stato in vita tua e la peggiore. Beh, città non saprei dire, però i posti, diciamo, posti, tipo posti. Brasile, questi posti qua. Grazie a Orazio. Grazie a Orazio. No, dico proprio come... Temperato, ecco. Temperato, Brasile. Brasile non fa troppo caldo, l'umido. Dipende, perché se uno sta, non so, sta proprio all'equatore, va un po' più verso giù praticamente. Sì. Più o meno... Fra Salvador e Rio, più o meno e San Salvador zona, dell'Esino, là, più o meno si trova abbastanza bene quasi tutto l'anno. Quello quindi è per te il clima ideale. Tu potendo scegliere una location dove trascorrere la tua serena vecchiaia, andresti nel sud Brasile. Invece, clima più DM, peggiore? Ma vabbè, in teoria, guarda, la città dove sono stato appunto a Cork in Irlanda ha la fama di avere il clima peggiore. Vado Cork. Però per fortuna non è successo niente di drammatico. Quando ci sei stato il clima era... Sì, dice che c'è stato quest'estate che non capitava da non so quanti decenni e alla fine... Dove va De Caro? Avuto culo, sconvolgimenti climatici che si sono mai visti. Appunto, addirittura sono stata al mare, sole. Dice che quest'anno sarà una grande annata per l'uva di Cork, dato il clima temperato che ha portato De Caro. Infatti all'inizio, quando sono arrivato, per 2-3 settimane pioveva come era previsto. Mi ha preso proprio depressione. Questo mo qua sarà vedi così, tu, fratello tutto, mio. Invece poi è diventato normale. Vabbè, comunque sia, Cork, clima di M. Di merda. Però quando ci sei stato tu, no. No. Le prime 2-3 settimane poi è stato il clima proprio normale, sole. Ma te voglio Malta, così, che cazzo succederà? Malta, vediamo che succede. Quando ero stato a Malaga era tutto il contrario. Tu dicevo, a Malaga non piove mai. A Malaga è piovuto solo acqua, solo acqua a secchi, a secchi. Pioggia a catinelle. No, un altro caso simile è Napoli, quando a Napoli non piove mai. Io mi ricordo i peggiori acquazzoni, a parte questo paese lo so, si sa in a fondo, a parte sì l'Amazzonia brasiliana, i peggiori acquazzoni me li ricordo a Napoli, cioè proprio l'acqua proprio. De Caro è l'unico che va a Napoli col Kiwi anche a luglio, ve lo dico, perché lui sa, essendo io noto. Esperto viaggiatore, che fa sempre bene portarsi dietro anche una gerata, diciamo, per evitare che ti piova addosso il mondo. Quante volte sarà capitato beccare acquazzoni memorabili in Tante. Giro per il mondo? A volte sono quelli esagerati quando è la stagione delle piogge, però quelli a io me lo vedo, fai, perché vai tipo in Ecuador armato di espadriglia a 6 piedi e prende la più grande pozzanghera dopo che è caduto giù il mondo e mi muore annegato. Io ho questa visione, spero di no, però c'è la profezia tra un po', la profezia, cazzarola, me l'ero dimenticato, questa che è una profezia secondo me che rattristerà alcuni ascoltatori. un santo indiano gli ha tirato i piedi. No, non è un santo indiano. Però tra un po' sentirete anche la profezia De Caro. Sì. Prima vi racconto il meteo in città, in provincia, oggi e domani. Va bene. No,
nostra sigla del meteo. De Gale, piace? Bella. Eccola, l'abbiamo registrata a Cork. Previsioni meteo per oggi, 30 settembre, la serata di oggi. Ovviamente in città e in provincia, cielo nuvoloso e molto nuvoloso. Piogge diffuse e locali temporali. De Gale, torna a Cork però, te voglio sì, bene. Sì, voglio. Possibili temporanee schiarite a partire dalla mezzanotte. Quindi serata pessima. Temperatura in diminuzione, venti moderati da occidente. Tu sei stato ovviamente un po' in tutto l'Occidente. Sì. Vediamo domani, anzi sentiamo. Sarà 1 ottobre, ve lo ricordo, martedì per chi non lo sapesse. Domani il cielo in città e in provincia sarà parzialmente nuvoloso o al più poco nuvoloso per gran parte del dì, della mattina. Mentre al primo mattino sono previsti nubi residue più estese localmente che potranno causare isolati piovaschi. Potrebbe piovere anche domani. Temperatura in aumento, venti deboli o moderati da nord-ovest. Nord-ovest della regione, o meglio della provincia sannita. Capito, Degà? Vabbè, l'inverno sta arrivando. Un anno se ne va, sto diventando grande e bla bla bla. Tormentone. Qual è il pezzo che più ci ha rotto i coglioni per tutta l'estate, Degaro? Non lo so. Ah, anche perché tu non ascolti Tormentoni, sei in giro per il mondo. Secondo me è stato questo, The Daft Punk insieme a Pharrell Williams, Get Lucky. L'anno passato è vero, ovunque. Però anche è un tormentone piacevole, anche a Vatacock. Anche a Vatacock. No, però dicevo, è un tormentone piacevole. Fossero tutti così ogni anno, io non sarebbe, mi lamenterei. Cioè, abbiamo avuto anni, ricordiamo, no? Dammi tre parole, sole, cuore, amore, da prendere a calci nelle mole. Fa anche rima. Invece questo ci sta bene. Ce lo riascoltiamo per l'ultima volta a Radio Città in RCP. Te. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Radio City Planet in viaggio con De Caro anche oggi, la prima della nuova stagione. C'erano Daft Punk insieme a Pharrell Williams, Get Lucky, il tormentone di questa estate 2013 appena trascorsa. In quest'autunno invece noi ci riscaldiamo con i racconti de Cariani, anche con i progetti dei suoi viaggi futuri. Si sposterà, andrà a Malta giovedì.
Insomma, sì. Ce ne sono delle de cose da dire, eh? Sì, vado a Malta, vado appunto a faticare a Malta. Ecco, io anche un po' di messaggi da leggerti, Ricordo certo. A tutti quelli all'ascolto, se volete comunicare con me, De Caro, richiedere pezzi, anche insomma dir la vostra sul più, il meno e quello che accade nella politica e nel costume sannita italiani, inviate il vostro SMS al 329-2171-661, telefonate allo 0824-313673, spedite messaggi a radiocittà@gmail.com dal nostro sito radiocittà.net o comodamente postate i video dei pezzi che vorreste sentire barra vedere a Radio Città e sulla nostra web TV. Basta appunto andare sul sito radiocittà.net o sul gruppo Facebook Radio Città Benevento. Facebook che è anche, come dire, zona franca di De Caro. Trovate anche lui lì. Giovanni De Caro con la K, però. Mica hai detto ciufoli. Giovanni De Caro con la K. Caro Giovanni De Caro con la K. Sì. Qui molti mi chiedono il posto peggiore dove sei stato, ma mi sembra che già l'abbiamo detto. È Cork. Non andate a Cork, Irlanda. Cioè, Gabriella voleva sapere. Yemenama, Gabriella. Grazie, Gabriella. Cork è un postaccio, secondo il nostro De Caro. No, vabbè, ma là mi ha preso male pure perché lavoravo, tutta questa situazione qua. In realtà è molto piacevole. Invece c'è una bella domanda che ti giro da parte di Antonio, che vuole sapere il posto dove sei rimasto col fiato sospeso. Cioè, eri lì? Tu, la natura, fai molto Discovery Channel, parecchi. Dimmi un po'. Vabbè, quelli famosi, allora Machu Picchu è molto spettacolare. Prova tu a dire Machu Picchu. Machu Picchu, Petra è spettacolare. Petra, da dove poi... ci siamo collegati, tra l'altro via Skype un po' di tempo fa. Ok, sì. E poi... Certo, c'è stato recente, un paio d'anni fa, Petra. Sì, vedi? Sì. Poi? Poi dipende, poi come posti naturalistici, beh, l'Amazzonia, quando attraversi via fiume l'Amazzonia è veramente spettacolare, con queste specie di, come dire, la vegetazione proprio a muro che arriva sul fiume, è veramente spettacolare. Un muro di vegetazione. Intensa. Poi altri posti spettacolari, ce ne sono, vabbè. Tutto... Francavilla. Sì. Angkor Wat in Cambogia, è molto spettacolare. Tutti i templi nella foresta, un centinaio di templi, o anche molti più di un centinaio, spersi in mezzo alla foresta. Cioè, spersi in mezzo alla foresta. Sì, praticamente no. Non proprio facilmente raggiungibili. Sì, è veramente incredibile, veramente un posto spettacolare. Poi anche altri, parecchi posti sono. Poi invece salutiamo anche Samantha che ci fa la prossima richiesta. Ah, ok. Ciao, okay. Samantha. Comunque tu la prima scelta resta il Machu Picchu. Proprio Machu Picchu, dove scendi da, che so, forse il posto archeologico sali la più montagna spettacolare, e te ritrovi la mazzo. Quando cazzo sto, ti viene proprio forse, il posto archeologico forse è il posto più spettacolare, quindi voti Machu Picchu a mani basse. No a mani basse, perché ci sono anche altri spettacolari, però Machu Picchu, però devo dire anche la foto ecuadoregna sul vulcano, non era male, per esempio il vulcano con tanto di lago naturale, anche per esempio anche lì è un posto sicuramente spettacolare. No, ci se ne sono accorti pure quelli del National Geographic, che era figo. Scusa. No, ce ne sono tanti, va bene. Vabbè, poi dicevo, c'è Samantha che ha chiesto il prossimo pezzo, che si chiama Cosa hai messo nel caffè, nella versione di Malikayane. Il pezzo in realtà risale agli anni 40, se non vado errato. Ecco, mi documento, giuro, via Facebook, anzi via Wikipedia, perché non ho questa grande memoria musicale. È del 69, che appunto, detta la prima baggianata. Lo ha cantato Riccardo Del Turco. Ricordi? Non me lo ricordo. Vabbè, comunque sì, ha cantato nel 69 Riccardo Del Turco, composto da Giancarlo Bigazzi, e appunto Riccardo Del Turco andò anche a un Sanremo di quell'anno, classificandosi al 14° posto. Infatti andò male a Sanremo e poi ebbe un successo straordinario in tutto il bel paese, in tutto lo stivale. L'ha ricantato Malikayane, Cosa hai messo nel caffè. Noi adesso ce la sentiamo, però prima di mandare il pezzo e dedicarlo a Samantha che l'ha richiesto, chiedo a De Caro, che ha girato il mondo e soprattutto il centro Sud America, dove si sa hanno la qualità di caffè migliore al mondo. Tra l'altro sono tra i più grandi produttori e tra i maggiori importatori, nel senso loro non hanno, come dire, la possibilità di consumare il caffè che producono, perché è tutto destinato alle esportazioni delle grandi multinazionali di merda che lucrano su questa cosa. Sì. Tu il caffè migliore del mondo dove l'hai bevuto, Deca? Di tutti i tuoi viaggi? A Napoli, penso. Caffè Messico, no, sì. A me piace l'espresso. Pure a me. Però appunto, quando stavo in Colombia... Poi c'è quello del Nicaragua che viene cagato dall'insetto, dall'animale. Quello non mi piace proprio come idea. Tutti sono affascinati questo fatto di questo animale che caga. Ma dove lo vendono? Da babbuscio, che costa quanto? Io non lo voglio bere questo caffè cagato dall'animale. Nemmeno io, però dice che è il più buono, più pregiato. Aspetta, quella volta pensi uno che era giamaicano, che era pregiatissimo. Eccolo là, sì. Me l'ho dimenticato. A base di cannabis. Quella hai preso te. No, era pregiatissimo. Che sapeva paraculo. Quasi di liquirizia. Di liquirizia. No, è vero. E poi sono stato nella zona, in Colombia, sono stato proprio nella zona. Dai, io mi aspettavo la Colombia. La Colombia, producono il caffè. Caffè colombiano.
Sì, però quello io ho visto tutta la produzione proprio dall'inizio, prendono il chicco. Oddio, poi racconta, perché tutto. No, fa vedere scusa. Tutto la produzione dall'inizio fino alla fine, poi viene abbrustolito, tritato, dal produttore al consumatore. Però alla fine ci sono bevuto il caffè non espresso, mi piace l'espresso, quindi comunque me, ne consumo buono, anche 15 al giorno, ti sono sincero. Sì, capito. Oggi sto appena a 6 e mi sento spento. Quindi ti chiedo, tu sei comunque un buon consumatore di caffè, immagino, no? Sì, sì. Girando sì, per sì, il mondo avrei assaggiato delle purghe pazzesche. Quello uno dei pochi problemi dura quando piace. Ecco, vedi. Che fai, ti porti la mochetta tua? No, cioè quando sto in... La busta di Kimbo da casa, no, quando vado alla... cioè, quando mi trasferisco per lavoro ovviamente sì, però quando viaggio no, quando viaggio pazienza. Fai il moderato. Niente caffè, cioè, perché certe volte è meglio non berselo proprio. Comunque, tornando a noi, sì. Miglior caffè Colombia. Secondo me Colombia era di altissima qualità, sì. Quanti ne hai bevuti? Non tanti perché era il caffè americano, però caffè sul genere lungo praticamente. Che tra l'altro c'è però... un altro mito da sfatare sul caffè americano, che non è più leggero di quello italiano. No, è vero, è vero. È più pesante perché c'è più caffè, essendo più lungo. Io pure pensavo, infatti, le cose infatti è vero, è da sfatare questa cosa. È da sfatare, in realtà, veramente non ti fa dormire quel tipo di caffè, soprattutto se ne bevi un litro come fanno gli americani in una giornata. Sì, infatti, non è più leggero. Anche su questo l'espresso italiano per me resta il top del caffè. Però in Colombia, mi dicevi, c'è una qualità di caffè che è davvero entusiasmante. Ti ricordi come si chiama? No, però io mi ricordo che ci sono due tipi in realtà di caffè. Cioè? Allora, oddio mi sono dimenticato. Il caffè... tutto il caffè che noi beviamo c'ha due tipi. Uno è l'arabica e un altro è... non lo so, forse quello che viene comunque dalla zona etiope praticamente. Ah, ok. Questi sono i due tipi. Poi dopo a volte si beve uno solo, a volte l'altro, a volte c'è la miscela dei due praticamente. Se non ricordo male, l'arabica è più buona ma c'è meno caffeina, l'altra invece c'ha più caffeina e meno buona, però di solito i caffè che noi compriamo sono una miscela dei due praticamente. Ti ho capito, te caro, e ti ringrazio anche per la precisazione. Ed essendo che mi chiedo chissà che cazzo ci avranno messo nel caffè giamaicano, ascoltiamo cosa hai messo nel caffè di Malikayan e torniamo dopo le pubblicità. Ciao Samantha. Mai detto vieni.